con Pierpaolo Frattini, direttore Varese Rowing, dopo la prima tornata di finali che hanno portato all'Italia 3 ori, 2 argenti e un bronzo e soprattutto anche le prime medaglie per i portacolori del Varesotto. Sì, veramente una mattinata eccezionale che ricorderemo per tanto tempo a venire. Ieri avevamo parlato di qualche medaglia e di magari sentire l'inno l'abbiamo sentito 3 volte, quindi non potevamo iniziare meglio questi 3 giorni di finali e incrociamo le dita per i giorni a venire, ma siamo veramente molto molto contenti. La prima medaglia a canottieri varese l'ha portata Niccolò De Emiliani. Sì, un ragazzo del nostro vivaio ci ha regalato un'emozione e una felicità veramente incredibile. E non ho parole per andare avanti e ringraziarlo, perché è un ragazzo eccezionale che ha lavorato veramente molto duramente, si è preparato al meglio e ha raccolto quello che si è meritato. Per i prossimi giorni non resta che sperare che proseguano questi risultati. Incrociamo le dita, non sarà facile ripetere una mattinata come questa, però siamo fiduciosi.